Siamo con Alberto Anghineri, consigliere comunale di Lecco per la lista Con la sinistra cambia Lecco. Qual è il vostro giudizio un anno dopo l'insediamento della giunta di centrosinistra con il sindaco Brivio? Ma è un giudizio negativo, perché mi pare che sia una giunta che si è mossa abbastanza bene sul quotidiano, pulizia, queste cose, ma manca completamente di una visione strategica. Noi qua siamo sul lungolago, un lungolago bellissimo, mantenuto male. Io penso che siamo l'unica città d'Europa con un lago e non c'è un posto per fare un bagno, quindi il primo problema è questo. Il secondo problema, a mio avviso, è quello dei rioni. Lecco è divisa in moltissimi rioni, con grandi tradizioni, completamente abbandonati. Si va tutto sempre solo in centro città. La terza cosa, forse meno sentita dalla gente, ma altrettanto importante, riguarda il tema della Grande Lecco. Sta discutendo di ricomporre le province, c'è una sorta di derby in atto tra Como e Monza, mi pare un derby molto stupido, o Lecco diventa una città di 70-80 mila abitanti, quindi inglobando i paesi intorno, oppure noi saremo periferia, o di Monza o di Como. Su questo la giunta mi pare stia assolutamente dormendo. Qual è la vostra posizione riguardo questo tema recentemente ampiamente dibattuto e che lo sarà anche il prossimo, sulle vaste aree, le nuove province, i nuovi cantoni, se l'area va diviso o mantenuto unito? A me pare che la regione abbia fatto un grande pasticcio. Pensiamo a una delle grandi aree, vaste o cantoni come si vogliono chiamare, che va dall'Alto Lario fino alla Val Camonica, una cosa assolutamente assurda. A me pare che il ragionamento sia quello di dover scomporre per ricomporre. Quindi la Brianza deve rimanere assieme, ripeto, Lecco e Como da 150 anni sono separate, eppure questo non è mai stato un problema, quindi non lo vedo un problema. Il problema, ripeto, è che Lecco diventi un centro con 70-80 mila abitanti, in grado di offrire servizi ai paesi vicini che altrimenti non potrebbero utilizzarli. Quindi o facciamo questa operazione che Lecco ritorna ad essere un punto di riferimento, oppure avremo un territorio che si divide un po' con Bergamo, un po' con Sondrio, un po' con Como, un po' con Monza, secondo della vicinanza della zona. Quindi o Lecco diventa questo punto di riferimento, oppure ho l'impressione che verremo completamente disgregati. Anghineri, lei ha un'esperienza sindacale notevole, arriviamo a un punto che è molto importante per il destino futuro di Lecco. Lecco non può recuperare o non potrebbe, stando ad alcuni, quel ruolo industriale che ha avuto negli anni 60 fino agli anni 80-85 con la scomparsa di grandi e storiche fabbriche. Deve puntare quindi tutto sul turismo per recuperare un ruolo notevole e quel ruolo anche di centro di servizi nel programma di una grande Lecco che dovrebbe accorpare i comuni confinanti. Beh, certo, intanto cominciamo con non dimenticare che Lecco è una delle province d'Italia con maggior indice manifatturiero. Quindi è bene sapere che Lecco, assieme a Vicenza e a poche altre province, ha una quota di PIL ancora molto ricco legato al manifatturiero che va diviso. Certamente un pezzo l'abbiamo perso, non lo recupereremo più perché è inevitabile. Il turismo è una delle risorse, ma bisogna sapere che l'industria è ancora una ricchezza e va sostenuta, aiutata, perché ancora oggi sta prendendo il pezzo più importante di ricchezza della città di Lecco. A vostro parere, nel gruppo consigliare dello schieramento politico che rappresenta, quali sono i problemi che dopo le ferie, alla ripresa d'autunno, l'amministrazione comunale con il sindaco Brivio deve porre in primo piano, in prima linea nell'affrontarli e nel risolverli? Beh, la prima cosa che noi porremo, abbiamo già posto con forza, è il problema dei nuovi poveri. Ecco, abbiamo una fascia di popolazione molto ampia che non si vede, che fatica a mettere assieme il pranzo con la cena, gente che ha perso il lavoro, gente che ha perso la casa. Quindi affrontare questo tema dei nuovi poveri, a mio avviso, sarà fondamentale, con i servizi sociali, quindi mense comunali, luoghi per dormire, perché c'è gente che non sa dove andare a dormire, e non parliamo solo di stranieri ma anche di lecchesi doc. Quindi questi sono dei temi più importanti che dovremo affrontare.